Grazie, onorevole Zaccaria. Onorevole Mantini, per 5 minuti. Grazie Presidente. Esprimo in poche considerazioni le questioni alla base della sospensiva dell'UDC. Primo punto. Questo provvedimento entra in aula al nostro esame in modo assai diverso da come è uscito dal Senato. Bisogna dare atto, in effetti, che vi è stato un cambiamento piuttosto profondo, non vi è più la norma taglia processi, la legge Erode, come qualcuno l'ha definita, quella che serviva ad ammazzare 1.000 processi per ucciderne uno. Insomma, c'è un'impostazione diversa, c'è stata una strategia di riduzione del danno. E invece al collega Pegorella voglio rispondere pacatamente, perché voglio dare atto esattamente che si è fatta una strategia di riduzione del danno, cioè si è scelta una tecnica più mirata, meno invasiva, meno distruttiva di processi, al solo scopo, insomma, attraverso la figura dell'incensurato, di giungere allo scopo, cioè ad abbreviare la prescrizione per 2 processi del Premier. Bene, forse si dovrebbe dare atto più che alla riflessione nell'ambito della maggioranza scaturente dal confronto parlamentare, proprio alla forte opposizione che nel Paese, nell'opinione pubblica, tra gli operatori del diritto è nata su questa mostruosità del processo breve. Ma tuttavia la logica resta la stessa, cioè resta la logica di proseguire lungo la strada della legge Cirielli di estinguere i processi, di accorciare la prescrizione, di impedire alla giustizia di funzionare, di dichiarare prima il fallimento, insomma, cioè i processi siano più brevi e finiscano con una estinzione, non con una sentenza, una logica su cui l'Italia è già stata richiamata da autorevolissimi consessi, penso all'Assemblea dell'ONU del 2003 di Merida. Penso all'Unione Europea, alle prescrizioni del 16 ottobre 2009, prescrizioni a cui si attende ancora risposta da parte del nostro governo. Dovremmo andare cioè sulla strada opposta, quella di garantire un sistema di prescrizioni diverso, più legato alle fasi processuali, cioè ad una concezione come era quella di Beccaria, di una pena sì pubblica, pronta mite, ma anche certa, quando il processo è instaurato, è sul processo che vanno valutate le fasi processuali, ma insomma il magistero punitivo dello Stato è instaurato, dunque bisogna garantire la certezza del risultato, l'esatto contrario di quello che oggi voi fate. E questa prescrizione breve è naturalmente, come è stato da più parti osservato di già, irragionevole perché si basa sulla figura dell'incensurato. L'incensurato ha già dei forti sconti di pena e dei benefici, la sospensione condizionale, tutti i colleghi più tecnici sanno, ripetibile per certi versi e altri benefici. Non vi è assolutamente bisogno di una corsia preferenziale anche sul processo, e quindi di un processo diverso che si estingue in tempi diversi, ma qui è chiaro, insomma, senza creare allarmismo, che incensurati possono essere anche soggetti che hanno in corso numerosi processi, ma non ancora estinti, e possono essere autori di qualsiasi reato, anche di reati gravissimi. Si va in direzione del diritto penale d'autore anziché del diritto penale del fatto, e voglio dire al collega Paniz, che francamente si è sforzato e si è tormentato sulla distinzione tra incensurato e recidivo, che esiste un principio ben scolpito dalla sentenza 354 del 2002 della Corte Costituzionale e da molti altri, che è il principio di offensività. La sentenza penale occorre perché a tutela della vittima del reato e della società e non delle qualità dell'autore presunto o reale
del delitto. E poi c'è un ulteriore punto, c'è il punto che in effetti questa prescrizione dovrebbe essere rinunciata dal Capo dello Stato, dal Presidente del Consiglio, perché se vogliamo parlare di etica pubblica dovremmo immaginare che il Presidente del Consiglio dei Ministri non si serva di leggine ad hoc e non si serva in generale della prescrizione. Presidente, abbiamo detto molte cose, ma l'ultima che voglio dire è esattamente la seguente. Si è evocata una riforma costituzionale della giustizia. Noi con Mantini, minor fortuna di Benedetto Croce invochiamo lo spirito costituente, Presidente, ma qui non c'è il clima dello spirito costituente e dobbiamo prendere atto che si continua con legge ad personam e con provvedimenti molto modesti. Grazie, ad impedire il confronto. Mantini. Grazie. Onorevole Palomba, anche a lei ricordo che ha 5 minuti di tempo. Noi di Italia dei Valori aderiamo naturalmente, ovviamente e semplicemente alla questione sospensiva testé illustrata. Vi aderiamo per ragioni che sono politiche ma che attengono anche al procedimento legislativo. Presidente, io non so francamente di che cosa stiamo parlando, perché eravamo partiti o erano partiti dal Senato o era partita la maggioranza da un provvedimento che pomposamente parlava di misure per la tutela del cittadino e forse di quel cittadino contro la durata indeterminata dei processi in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, dell'articolo 6 della Convenzione Europea. Questo provvedimento è stato incardinato nel Senato e deciso nel Senato nel 2009, poi è arrivato alla Camera il 10 gennaio del 2010, ha dormito per molto tempo perché c'era un altro scudo diverso, cioè lo scudo del legittimo impedimento, poi si è risvegliato, ma dopo il letargo si è svegliata un'altra cosa. Quella che oggi noi stiamo portando in aula è un diverso provvedimento rispetto a quello che la maggioranza aveva portato e fatto approvare al Senato. È rimasto un simulacro, una pura apparenza di un provvedimento legislativo. L'articolo 2 sulle spese di giustizia, una miseria. L'articolo 3 è una norma interpretativa minima, un'altra miseria. L'articolo 6 poco più che una miseria e l'articolo 7 siamo in questa dimensione. Ora, questo provvedimento non avrebbe avuto una propria dignità se non fosse stato arricchito, si fa per dire, di un provvedimento, di una disposizione che è la disposizione Mills, nome, cognome, fotografia. Allora, Presidente, ci troviamo di fronte ad un procedimento legislativo che è avariato, e perché la stessa maggioranza, lo stesso relatore propone che il titolo sia cambiato. Noi ci domandiamo, sotto un profilo politico e sotto un profilo tecnico di procedimento legislativo, se sia possibile partire con un treno ed arrivare con una carrettiera. Non è possibile. Noi riteniamo che chi ha proposto, la maggioranza che ha proposto questo provvedimento originario, di cui si è vergognata tanto che lo ha demolito essa stessa, lo ritiri questo provvedimento. Se vuole presentare una norma singola, che è l'attuale articolo 3, quello sulla prescrizione breve, lo fa, va dal Presidente della Repubblica, gli chiede se ci sono ragioni di urgenza,
gli chiede un decreto, gli chiede un decreto legge, non credo che il Presidente glielo approverebbe perché non c'è alcuna ragione di urgenza, o presenta una proposta di legge e gli fa fare un cursus autonomo. Meglio ancora, lo inserisce in un provvedimento, in una proposta organica di revisione della legge sulla prescrizione. Ma qui che cosa stiamo a fare, Presidente? Qui ci troviamo di fronte ad un rovesciamento repentino, fatto clam, cioè clandestinamente e surrettiziamente, come ho detto altre volte, ci troviamo di fronte a qualche cosa di diverso, ad un mostro. Magari quello che era nato prima aveva una sua parvenza che era contestabile, potevamo dire era brutto, ma era una cosa. Questo non si sa più che cosa è. Questo è un niente al quale è stata aggiunta una sostanza velenosa. Ecco perché, Presidente, noi voteremo convintamente la questione sospensiva, perché pensiamo che debba essere mandato su un binario morto, ritirato ed eventualmente riproposta autonomamente quella disposizione Mills che sta tanto a cuore alla maggioranza. Grazie, onorevole Palomba, onorevole Conte.